Il progetto LiDAR for Man ha permesso di applicare, per la prima volta in Toscana, la tecnologia LiDAR su proprietà forestali, sia pubbliche che private, del Casentino. Questa tecnologia, basata su un sensore laser montato su aeromobile, rappresenta una vera e propria rivoluzione nelle metodologie di pianificazione delle risorse forestali. Attraverso una scansione laser che avviene in volo, è infatti possibile conoscere, con grandissimo dettaglio, sia il profilo del terreno che quello delle chiome degli alberi, elaborando modelli digitali di grande precisione. Quello alle mie spalle è uno degli aeromobili su cui può essere installato il sistema laser. Il sistema laser è un sistema molto elastico che può essere utilizzato in diverse configurazioni di volo, a diverse quote di volo, per ottenere diversi risultati in termini di applicazione e di accuratezza. Si può andare da voli fatti a 400-500 metri sul livello del mare con un'elevata densità di punti, fino a voli fatti a 2000-2500 metri con una densità di punti molto meno spinta, un'accuratezza inferiore per applicazioni più, definiamole, generiche. Normalmente la configurazione di volo prevede un pilota che ovviamente è responsabile della gestione dell'aeroplano, però il pilota esegue quello che gli impone l'operatore di bordo, che invece è responsabile del buon funzionamento del laser e di impostare le strisciate. In campo forestale i dati LiDAR ci consentono di trasformare i dati inventariali, che per natura sono puntiformi, in mappe di distribuzione. Per fare questo noi in laboratorio prendiamo i dati rilevati da una squadra di esperti in campo e li confrontiamo con i dati LiDAR. Attraverso questo confronto viene creato un modello statistico che poi viene usato e ci consente di conoscere il volume legnoso in qualsiasi punto della nostra area di studio. I rilievi LiDAR necessitano anche di rilievi a terra. Questi vengono realizzati con definizioni di aree di saggio fatte con un campionamento per la stima del volume della foresta. È necessario quindi costruire una relazione tra altezza determinata con il LiDAR delle piante e volume determinato attraverso le aree di saggio. Oltre a questo, sono state realizzate delle aree dimostrative nelle principali tipologie della foresta, in particolare nelle faggete e nelle pinete, dove sono state applicate due opzioni selvicolturali diverse. La tecnologia LiDAR introduce grandi novità nella metodologia di pianificazione forestale. In particolar modo immaginiamo la grande mole di dati digitali cartografici, ad esempio il modello digitale del terreno, il modello digitale delle chiome. Sono tutte informazioni che permettono al forestale di realizzare in via preliminare una serie di cartografie di base che gli permettono poi di arrivare in campo con un'attività di rilievo molto più efficace rispetto al passato. Per una proprietà privata di vasta estensione, questo progetto rappresenta una grande opportunità, sia perché è stato possibile acquisire un livello conoscitivo delle provvigioni e degli assortimenti legnosi maggiori rispetto a un piano di tagli tradizionale, sia perché grazie al volo LiDAR è stato raggiunto un quadro conoscitivo della viabilità e dei sistemi di sbosco molto utile per la progettazione esecutiva degli interventi. Siamo nel complesso agricolo forestale Prato Magno Casentino, appartenente alla proprietà della Regione Toscana, esteso circa 4.000 ettari. La gestione di questo complesso forestale così vasto impone conoscenze di dettaglio di tutti i parametri che lo caratterizzano. Aver realizzato in questo complesso
due metodologie di pianificazione, quella tradizionale con il piano di gestione e quella innovativa con il metodo LIDAR, che sono state messe anche a confronto, offre al gestore una migliore conoscenza per realizzare quelle finalità di conservazione e miglioramento ambientale e di produzione da un punto di vista economico. I piani di dettaglio ricavati dal progetto e gli studi scientifici condotti su questa metodologia permetteranno di ampliare la conoscenza, sia pratica che teorica, sul LIDAR, tecnologia che nel prossimo futuro rappresenterà sempre più uno strumento essenziale per la gestione sostenibile delle foreste. Questa prima esperienza servirà da esempio e da stimolo per le altre foreste pubbliche della regione toscana, ma anche per quelle private. Un passo ulteriore verso l'innovazione e la valorizzazione delle foreste locali.